Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, annoverato tra i cantanti di maggior successo nel panorama della musica leggera italiana, del pop rock e del pop latino a livello internazionale dagli anni 80, ha ottenuto notorietà presso il grande pubblico nel 1984 grazie alla vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Terra Promessa. Da allora ha venduto circa 60 milioni di dischi, i quali lo rendono uno degli artisti italiani con il maggior numero di vendite. Ramazzotti vanta anche importanti collaborazioni artistiche con cantanti di levatura internazionale, vincendo, inoltre, numerosi premi e riconoscimenti, come l'Eco Music Award 1999 e il NIAF Award 2008, ottenuti per aver promosso l'immagine della musica italiana all'estero. Si parla dell'addio di Adelio Cogliati, che scomparve nel 2018 e lasciò un vuoto enorme nella vita dell'artista. Questo perché lo aveva accompagnato nel suo percorso professionale, paroliere delle sue prime canzoni. Proprio Ero scrisse sul suo profilo di Instagram un post commovente dedicato all'uomo: «Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto davvero molto a livello umano. Non sei stato solo il paroliere di quasi tutte le nostre canzoni, ma soprattutto per me un fratello maggiore. Ti vorrò per sempre bene. Accompagnami ancora da lassù». Adelio Cogliati era un noto paroliere che aveva lavorato con tantissimi artisti molto importanti, tra cui anche Giorgia, per la quale aveva scritto «Come saprei, brano in grado di vincere il Festival di Sanremo 1995, canzone veramente straordinaria». Anche Giorgia si è unita al saluto nel commento del collega Eros Ramazzotti, con un semplice ma efficace «Ciao Adelio, questo amore sarà arrivato sicuramente alla famiglia di questo grande artista, anche se non sarà sufficiente per cancellare quel grandissimo dolore provato